Ciao a tutti ragazzi, io sono Leotek e benvenuti in questo nuovo video del canale. In questo video andremo insieme a vedere un nuovo design del boss della battaglia in arrivo su Fortnite e di Rocket League, che è stato ufficialmente annunciato gratuito su tutte le piattaforme, ovvero Switch, Xbox e PlayStation. Partiamo subito dal design del nuovo boss della battaglia. Nell'ultima patch sono state ritrovate nei file di gioco delle immagini che rappresentano Iron Man, che indica verso un progetto che, da quello che si capisce, sembrerebbe un nuovo design del Battle Bus. Questa notizia ce la conferma anche un logo in game. Infatti, se noi andiamo alla Stark Industries, al piano superiore possiamo notare un modellino del buff della battaglia con accanto i meccanici di Iron Man che lo stanno modificando. Come sembrerà questo buff della battaglia alla fine della modifica ancora non si sa, però ci si aspetta una cosa davvero, ma davvero bella. Questo nuovo buff della battaglia dovrebbe essere apportato in game con la prossima patch, che si terrà probabilmente nelle prossime 2 o 3 settimane. Però può anche darsi che, come nella scorsa season, il buff della battaglia venga modificato a fine season e che in ogni settimana andranno aggiunti vari cosmetici al buff della battaglia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del nuovo design. Passiamo subito a una notizia riguardo all'evento Lama Rama, ovvero Rocket League per Fortnite. Rocket League è stato ufficialmente messo gratuito su tutti gli store della Nintendo Switch, Xbox e PlayStation. Non si sa di preciso per quanto sarà ancora gratuito Rocket League, ma di sicuro vi conviene scaricarlo per poter giocare a Rocket League e ottenere delle ricompense all'interno di Fortnite, ovvero un piccone e un dorso decorativo per celebrare il compleanno di Fortnite. Se non sapete cosa è stato il compleanno di Fortnite, vi lascio un video qua nelle schede, potrete tranquillamente andarvelo a vedere. Ok, prima di finire il video avrei una domanda da porvi. Voi avete già trovato Wolverine che si aggira in questi giorni per la mappa di Fortnite? Se non fosse così, andate subito a cercarlo. D'altra parte delle volte si trova presso Foresta Frignante. Wolverine è uno dei boss probabilmente più difficili da battere in questa season di Fortnite. Infatti, una volta che lo avrete atterrato, Wolverine recupererà vita da solo e tornerà a essere vivo e a farvi un botto di danno col suo potere. Infatti, se voi andrete a uccidere definitivamente Wolverine, otterrete il suo superpotere, che è davvero OP. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete trovato Wolverine oppure dovete ancora andare alla ricerca, ma potiamo anche passare allo shop di oggi.